Jane si è dimenticato di te, è veramente una cosa assurda. Ma qui su sempre un'altra televisione stai. E quando fate mai? Mai! Non so come comportarmi! Capisco la perdita di memoria! Giovanotto? Ma! Con la fatica come stanno le cose qua? Tutto a posto. Sta piccola disoccupazione, no? Disoccupazione? E quando fai da domani? Ah, non ti preoccupare, fra la pensione tua, qui già dalla zia, qui già dalla nonna stiamo quelli, no? C'è più fatica a fare. E beh, certo, no? E cazzo? Città, città! Lascialo stare lo piccino mio! I piccini hanno supportato! Sì, io il curriculum li mando, li colloqui, li sta pazzo, se non mi chiamano vedo i vecchi. Non stanno se si sta perdendo, giustamente. Bello lo piccino mio! Hablo con Don Pablo Morellis Catalagno? Sì. Oh, enhorabuena y muy buenos días. Soy el director fulariño Jorge de la empresa Pecoradores Unidos de la Tierra del Mar de la Plata de España. ¿Se acuerda de mí? Forse c'è stato un error. Ningún error. El mes pasado usted hizo una entrevista de trabajo conmigo. No se acuerda para trabajar aquí con nosotros, con la mejor empresa del mundo. Signori, si deve essere un errore, perché io non parlo spagnolo, non capisco un cazzo di spagnolo, quindi al colloquio ho fatto scena muta e quindi com'è possibile che mi sta picchiando? Che no, che va, hombre, usted hizo la mejor entrevista de trabajo que nunca he visto en mi vida. Enhorabuena. Usted fue perfecto. Cit, così da questa beata della volta buona che andiamo da mamma. El lunes que viene a las 8 de la mañana le esperamos para empezar a trabajar con nosotros aquí en Barcelona. Mañana. Okay. Hasta luego. Tocca a papà. Sì, ne figlio mio, Ana. Non perdere tempo, Ne ha perso già troppo. Pronto? Peppino. Oh, Jean-Paul. Aiutami, mi hanno chiamato a lavorare a Barcellona, sai tu fare? Dove? A Barcellona? Io a Barcellona. Che culo so, che c'hai? Devo lasciare la mamma, la nonna, la zia. Vai a scondio so, dice la pelotas, giochi sulla playa che fa rima con palaia. Dici no? Porta bueno palaia, porta bueno, vai amigos, vai. Pronto? Enzo mio. Ehi, Gian Paolo. Enzo, mi hanno chiamato a Barcellona, sai tu fare? Vai uscire. Ce n'è? Che cazzo dice? Tu cazzo hai uscire di? Senza calcetto, gli amici, un bar la sera, come cazzo ci fare? Ma ci domani a parte. Massimo Giorgi Loria, due a uscire, state qua, lecce dove. Facciamo ora con Bau, Guarda, io sono contro queste cose, ma proprio se vuoi vai proprio fanno i bitrecisimi. Mi raccomando. Guarda bene, ma lui vicino mio se ne sta a Barcellona! Vicino! Ma quale vicino? Se ne 40 anni, pare nonno, ma... Giovanna, dimmi che resta con noi quando se ne vai! Giampa, sai c'è in sede, gli dici di farci la valigia te ne vai, me? Mina! Non ci voglio partire! Dai, Giampa, dai! Non ci voglio! Dai, ti frisco, del Dio! Ti stacchiaggi! Se ne 40 anni! Fanno uscire, ti stacchiaggi! Amici me ne vado via, e non scherzo, ho appena fatto il biglietto. Chi da muerto, un sacrificio che mi tocca, son costretto. Che ansia prego santo ronzo, dentro al petto, per lavorare tocca all'asso. Muo' la terra mia, il compromesso di chi è un sogno, dover andar via. E penso al mare di Ugento e non smetto. In viaggio parlo sempre a tutti, solo in dialetto. E spiego a tutti come a Lecce, prendiamo il caffè, latte di mandorla col ghiaccio, di meglio non c'è. Ascoltare le castime della Rosa d'Arno, cantare ad H.G. Pulina con Luca Strignano, yeah! Che noi siamo orgogliosi, siamo belgi salentini, radicati a Lima e Stabi, greci e bizantini. Ascolto sempre Terron Fabio, ciao, Nando, yeah! Dorrico e su Sound System e Riccardo. Quando sono lontano e salto il Salento, che è la terra più bella del mondo, ed invito ogni cico che incontro a venirci a trovare. Parti ciotto a Barcellona, senti compare c'è buona e sta crema sulla Rambla questa sera. Ne saggiano uno ma poi se ne futtano mille, poi se ne futtano mille.
Santa Caterina, beh, c'è un mare stupendo, lo sai che poi a Galatina c'è fiesta signorita. Yeah, e santo palo sì. Mio simo e delle tarante, capizzica le caruse a mezzo all'anche, non mi ero in grigo e de grasi, sì, veniamo e siamo al mare con lusi. Balla la pizzica, non muore, mai! Quando sono lontano e salto il Salento, che è la terra più bella del mondo, ed invito ogni cico che incontro a venirci a trovare, particiotto a Barcellona. Senti, hermano, che tu c'è sta crema sulla Rambla e stasera ne saggiano uno, ma poi se ne futtano mille. Ciao, ciao, siamo al Terrone, ciao! Poi se ne futtano mille. Particiotto, mamma, manda qua mera li vasetti de nonna Carmela, giardiniera, funghi, pignate dei basuri, manda su caro moi, ed anche 200 primelle. Mamma, manda qua mera li vasetti de nonna Carmela, marangiane, carciofi, pesci, turcini, e ci manda su. E poi faccio a tutti scuola di quanto è bella la vita in Salento, non lo perdo io il mio accento. Io hablo español, pero un chita muerto lo miento. Damone moi! Però un chita muerto lo miento. E hermano, Pablo, Pedro, come castra camiglia, c'è se ti dico? Che io me ne torno in Salento! E basta! Giovanna, lo piccino mi è tornato! Mamma! Ah, visto, torna qua e stai stupendo! Cari amici salentini, un saluto lesionatissimo dal cuore pulsante del centro storico di Barcellona, a due passi dalla Rambla. Ma dove siamo qui esattamente, Albano? Dove siamo? Nel barrio gotico a Carrer de Milans, dagli amici Carla e Nabil di Donatella Salento Bagheri, che ci hanno meravigliosamente ospitato in questi lesionatissimi ed indimenticabili giorni catalani. Ma racconta, Albano, chi rappresenta Carla qui a Barcellona per noi salentini? Chi è Carla? Chi è? Carla è stata la prima, e dico la prima, ad aprire una pasticceria salentina a Barcellona per valorizzare il dolce tipico, il dolce principe della nostra tradizione salentina, lo pasticciotto. E non solo lo pasticciotto, anche il rustico, le sagne accanulate, lo caffè quarta, l'olio d'oliva e tantissimi altri prodotti tipici salentini. Carla, ma tu senti, da quanto tempo vivi qui a Barcellona? Io sono Montroni e vivo qui da 11 anni. Montroni, buon lavoro, tanti amici. Allora, Montroni, un saluto a tutti quanti gli amici salentini, tutti quanti. Fra l'altro, una bellissima novità, perché Ryanair adesso riprenderà quest'inverno i voli diretti Brindisi-Barcellona. Facile. Quindi, ragazzi, un motivo in più per venire a visitare questa meravigliosa città e venire a conoscere e supportare la nostra Carla e Nabil. E viva coloro che investono salentini oltre frontiera per far conoscere la nostra tradizione. Quindi grazie Carla, grazie. E viva lo Salento in the world! E viva! Ragazzi, ciao! Viva, quando vi vedete il video, mi raccomando, quando vi vedete, ciao!